Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Andrea Marzulli di Accademia del Noleggio e oggi andremo a fare un video specifico riguardante la differenza tra le varie società di noleggio. Questo è un argomento molto importante se tu sei alla ricerca della tua nuova auto e ti senti travolto tra mille offerte, come se Google fosse diventato a un certo punto una giungla da dove non ne vedi più via di scampo. Andiamo a fare un po' di chiarezza tra le cosiddette proposte che magari puoi trovare online. Sono davvero tutte convenienti? E soprattutto il tuo focus su cosa deve essere affinché la proposta che magari trovi online possa essere giusta per te oppure possa costarti davvero caro. Io partirei dal presupposto di farti comprendere qual è la differenza se tu prendi una macchina d'acquisto e una macchina a noleggio. Nella macchina ad acquisto l'unica variabile che hai sono gli optional, perciò i vari accessori della macchina e il prezzo di listino, ok? Tu in base a quello, se vai a diverse concessionarie, sei capace di scegliere qual è il prodotto che più ti conviene e da chi prenderlo, perché come unico valore hai quello. Così la stessa cosa se hai magari una vettura usata da scegliere. Nella vettura usata vedi anche i chilometri che ha già effettuato la vettura e perciò hai più variabili per comprendere se una proposta è conveniente o meno. Ma adesso ti faccio comprendere come le cose leggermente si complicano quando parliamo di noleggio a lungo termine. Nel noleggio a lungo termine non hai soltanto la variabile del prezzo di listino per comprendere quanto conviene un'offerta anziché l'altra. Parliamo di optional, così come nell'acquisto, parliamo di servizi, perché il noleggio a lungo termine è un agglomerato di servizi e perciò devi andare a comprendere che cosa compone questo tipo di abbonamento. Quando si propone infatti un preventivo, vedrai una serie di voci all'interno del preventivo che esulano dal semplice optional della macchina. Infatti parliamo di franchigie come per quanto riguarda le assicurazioni, oppure parliamo di manutenzione, parliamo di furto incendio, parliamo di optional aggiuntivi come quelli del cambio gomme o della vettura sostitutiva. Tutti questi articoli aggiuntivi all'interno del contratto vanno ad abbassare o alzare quello che è il prezzo del canone, non considerando soprattutto quant'è la percorrenza chilometrica che magari vai a effettuare. Perciò sai che devi fare, che ne so, 10.000 km annui, 15.000 km annui, il prezzo varia rispetto magari a un 40.000 km annui, perché l'usura sarà maggiore della vettura e perciò le manutenzioni saranno molte di più. Oppure magari vuoi un servizio che ti copra al 100% qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa accada, magari se ti rubano la vettura oppure succede un imprevisto come un incidente, una grandinata. Tu vuoi essere assicurato al 100% che non paghi niente, è ovvio che il premio assicurativo andrà ad aumentare e questo cosa comporterà? Comporterà un aumento del canone. Iniziando da questo punto di partenza, già capisci che si va oltre a quello che è una semplice proposta che puoi trovare online. Bisogna andare con il noleggio a lungo termine a vedere quello che c'è dietro a questa proposta, non considerando le eventuali esigenze che tu avresti nel momento in cui magari hai una società neocostituita o qualche piccola segnalazione CRIF. Lì andiamo su un settore completamente diverso, dove il consulente con cui hai a che fare ti deve proporre un piano B o un piano C a quella che magari era il tuo principale desiderio di prendere una macchina a lungo termine col prezzo che più ti interessava. Lì si va su un no scoring per quanto riguarda il CRIF e è ovvio che poi lì vanno ad aumentare un po' i prezzi. Il noleggio a lungo termine è un servizio che va adattato in base a quelle che sono le tue esigenze. Non puoi trovare un prodotto adatto a tutto. Perciò parti prima di tutto dalle tue esigenze, che possano essere quelle della percorrenza chilometrica, che possano essere quelle per necessità familiari, se magari hai bisogno di una macchina ampia, una macchina un po' più pratica in città, e soprattutto quanto vuoi rimanere legato a un contratto, perché io sento anche tanti che dopo 2-3 anni si scocciano di avere sempre la stessa vettura e non vogliono fare un noleggio eterno a 5 anni, a 4 anni.
e hanno bisogno più frequentemente di cambiare auto. Ma cosa succede nel momento in cui tu vieni meno prima rispetto alla durata contrattuale della tua macchina a noleggio? Che paghi una penale. E questo ovviamente ti va a costare caro. Perciò partiamo dalle tue esigenze. È come se tu andassi nello studio di un dottore e invece di dire i tuoi problemi al tuo medico, gli cominci a dire: mi dici qual è la medicina che costa meno, mi dici quella che adesso è in offerta, è in promozione. È una cosa fuori di testa. Purtroppo ci hanno sempre abituato che l'offerta è la cosa principale da dover prendere in considerazione quando vuoi una macchina oppure quando vuoi un qualsiasi tipo di oggetto. Ma con il noleggio a lungo termine devi cominciare a inquadrare la situazione non come devo scegliere tra un catalogo, qual è il prezzo minore, vediamo chi è il consulente che mi fa il prezzo minore. Ricordati che se un consulente ti dice fammi il prezzo minore, puoi trovare la persona che ti può raccomandare bene, così come magari ho sempre addestrato il mio team a far andare prima di tutto avanti al primo posto le esigenze del cliente e mai dire cose errate che poi ti ritrovi contro la parola che hai dato. Purtroppo però non tutti hanno questo tipo di onestà e ti posso dire che ho visto cose assurde di persone che sono venute, di clienti che sono venuti poi da noi ed erano stati serviti con dei prodotti che con le loro esigenze non c'entravano niente, magari prodotti a chilometraggio dove pagavano un tot a chilometro e magari questi clienti percorrevano 20, 30, 40 mila chilometri annui, quando magari quel prodotto era adatto a coloro che magari percorrevano dai 10, 12 mila chilometri annui. Perciò comprendi bene che una cosa del genere ti può costare carissimo e poi andrai a definire il noleggio a lungo termine come un servizio che è stata una brutta esperienza, ma lì in quel caso non è stato il problema del servizio, ma da chi ti ha proposto il servizio. È qui che si fa veramente la guerra, perché bisogna comprendere tra le varie proposte per ciò che tu trovi online qual è quella più adatta alle tue esigenze. Ma c'è una seconda cosa da tenere in considerazione. Perciò, come stavamo dicendo all'inizio, alcuni magari ci hanno detto: mi conviene più andare a questo punto dalla società di noleggio mandataria, visto che mi hai fatto un preventivo con quella società, rispetto che venire da voi. Avrò almeno un vantaggio dal punto di vista economico andando direttamente da loro. E invece no, non è assolutamente così, perché quello che possiamo fare noi a livello di canone mensile possono fare ugualmente loro, ma con la differenza che noi possiamo provare di avviare la pratica su varie società di noleggio e questo è un grossissimo vantaggio per te cliente, perché nel momento in cui la pratica magari per X ragione possa essere rifiutata, noi possiamo intervenire con il piano B, col piano C e il piano D, perché avendo più società mandatarie, come stavamo dicendo prima, possiamo provare l'approvazione della pratica su diverse società, ovviamente nel momento in cui non ci sono grossi problemi che ci vengono segnalati, come delle segnalazioni in banche dati, perciò nella CRIF, protesti, oppure magari i redditi non sono sufficienti. Allora in quel caso si va su altri piani, dove ovviamente il prezzo leggermente si alza perché andiamo su un no scoring, oppure magari proviamo a inserire la pratica con delle società che hanno una verifica leggermente più blanda rispetto ad altre, perché ricordatevi che ogni società di noleggio ha la propria filosofia di approvazione e questa è una cosa che voi non potete sapere, ma soltanto un consulente preparato può capire in base alle tue esigenze, soprattutto reddituali e di esigenze personali come percorrenza, se il prodotto è giusto in base alle tue esigenze. Così come stavamo dicendo prima, un medico ti assegna un farmaco soltanto dopo averti fatto una visita accurata e dopo aver capito quali sono i tuoi maggiori problemi e perciò dandoti la soluzione più adatta a quelle che sono le tue problematiche. Perciò non facciamo il fai da te e soprattutto evitiamo di farci bloccare su tutti i quotatori delle varie società di noleggio. Questa è una cosa che molto di frequente accade, che un cliente viene da noi e magari per quella società di noleggio con cui noi gli proponiamo il preventivo risulta già anagrafato e già bloccato.
Questo avviene per un semplice motivo, che quando richiedi nei vari form online una richiesta di preventivo per il noleggio a lungo termine, ti fanno lasciare i tuoi dati personali, perciò partita IVA, ti fanno, magari tu richiedi un preventivo online. Qual è il problema principale che accade? Che il consulente in quel caso prende i tuoi dati, ti va ad anagrafare sulla società di noleggio senza fare una consulenza prima per capire quali sono le tue problematiche e ti va a bloccare su questo quotatore. E perciò nel momento in cui tu non vuoi agire con quella società di noleggio ma vuoi andare da un'altra con cui ti senti ovviamente più libero e trattato meglio anche dal punto di vista consulenziale, sei stato già anagrafato e questo comporterà una perdita enorme di tempo, perché il consulente ci metterà dai 7 ai 10 giorni se non di più soltanto per sbloccare la tua anagrafica, perché dovrà chiedere permesso alla società mandataria di fare una nuova assegnazione del cliente. Perciò è meglio capirle prima le cose e cercare di, ecco perché sto facendo abbastanza educazione sotto questo punto di vista, onde evitare questi problemi. Perciò il vantaggio principale è solamente il tuo, cioè quello di avere una società come la nostra che ha diversi mandati di noleggio a lungo termine, più diciamo delle variabili con un piano B, un piano C, nel momento in cui hai delle segnalazioni, hai una società neocostituita o magari vogliamo andare su dei periodi più corti di noleggio proprio per adattare un servizio che poi non ti vada a stancare. Sapere questo significa che ti andrai a mettere nelle mani di un consulente che saprà veramente dal vita morte miracolo riguardante questo tipo di servizio, e ti affiderai completamente a quelli che sono i suoi consigli, perché saprai che sono principalmente per il tuo beneficio in base alle tue esigenze, non soltanto per un nostro ritorno economico, perché ricordati che noi alla fine della fiera guadagniamo il gettone in base alla società di noleggio con cui ti portiamo, perciò non abbiamo bisogno di tirare l'acqua al nostro mulino, perché sappiamo che se ti portiamo da azienda A, azienda B, azienda C, comunque il nostro ritorno economico ce l'abbiamo, e perciò metteremo al primo posto non il nostro ritorno economico ma quello che è la tua esigenza come cliente, perciò di farti trovare bene con un servizio che ti dia finalmente soddisfazione, che ti faccia veramente guidare senza pensieri. Perciò questi sono i nostri principali consigli che abbiamo voluto darti riguardante il noleggio a lungo termine, su come avere un po' di chiarezza riguardante i vari servizi che trovi proposti online, e di non fidarti certamente di lasciare i tuoi dati a chiunque. Credimi, te lo do proprio come un consiglio spassionato, perché tanti, oltretutto che fanno dei giri un po' loschi, tantissimi clienti ogni anno vengono puntualmente truffati da queste società di noleggio che non hanno una base solida, perciò cerca sempre di capire il background della società di noleggio. Ovviamente se vuoi un servizio d'elite, che noi forniamo tra l'altro gratuitamente, e questa è la cosa stupenda, forniamo gratuitamente, perciò andiamo a fornirti un nostro consulente che ti segue dalla A alla Z cercando di capire quali sono le tue esigenze, e solo dopo essere veramente sicuri di averti fatto comprendere ogni dettaglio del contratto che ti stiamo proponendo, potrai in maniera tranquilla poter proseguire questa strada con noi, ma sapendo di essere in buone mani, e questo non perché lo diciamo noi ma perché ci sono veramente centinaia di recensioni, abbiamo una nostra accademia, perciò insegniamo il nostro lavoro ad altri professionisti che vogliono attivare questo servizio, compreso delle concessionarie, perciò se si affidano direttamente dalle concessionarie a noi, perché non dovresti farlo tu, che magari da cliente che è la prima volta che accede a questo tipo di servizio non sa come muoversi nei meandri del noleggio a lungo termine. E soprattutto non associare mai questo tipo di servizio a quello dell'acquisto, perché l'acquisto, come abbiamo già visto prima, ha l'unica variabile che è quello del prezzo di listino della macchina, mentre nel noleggio a lungo termine sono così tanti fattori a farti comporre il prezzo, il canone mensile, che basta poco per sbagliare e per mandare in rovina una bella esperienza soltanto perché il consulente non è stato capace di andare a capire quali sono le tue principali esigenze. Perciò come sempre, se lo vorrai essere seguito dal nostro team, il nostro numero verde è l'800 456 007, e potrai andare a comprendere come funziona il mondo del noleggio a lungo termine. Basta che vai su YouTube e troverai decine di video
dove ti mostrano veramente in maniera molto chiara come funziona questo servizio e quali sono i retroscena e soprattutto perché dovresti affidarti a un consulente preparato anziché fare il classico fai da te. Purtroppo nel noleggio a lungo termine non vale il modello IKEA. Ok, per oggi abbiamo risposto, credo, in maniera abbastanza completa a questa domanda. Come di consueto, ovviamente ti invito a cliccare like su questo video oppure di seguirci sui nostri social e ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Andrea Marzulli.